Facciamo una risata così creiamo empatia. Ciao a tutti, io sono Simo e sì, visto che siamo qui, ho un canale YouTube e oggi ti do il benvenuto nel mio pluripremiato format che analizza i migliori video di YouTube Italia. E oggi devo usare il plurale perché per la prima volta in questo format avremo un ospite che la regia ci farà comparire adesso magicamente. Salve! E ciao Federico! Ciao, ciao, come stai? Bene, bene, allora devi sapere che ti ho invitato principalmente perché il tuo famoso cappellino iconico matcha con lo sfondo giallo. Sì, no, lo porto semplicemente perché fa contrasto tutto qua. No, scherzi a parte, è un content creator anche lui molto molto promettente, infatti andate a sbirciarlo dopo aver visto questo video. Altro pro, abbassi drasticamente l'età media, quindi in questo momento si può dire che questo format è gestito da due ventenni. E vuoi dire tu che video abbiamo scelto? No, abbiamo scelto l'ultimo video di Human Safari, che è quello alle isole Faroe. Adesso qui c'è lo spottino del suo libro. Sì, anche questo secondo me è molto interessante come cosa. E poi boom. E dopo okay. 1840 km in macchina e 36. Allora, qui subito lui mette un pezzo molto di intimità, quindi si vede già lui con i suoi amici. E poi un bel teaser di quello che succederà. Si è molto invogliati a continuare per vedere quando succederà quella cosa. Il fatto che faccia vedere le riprese anche più belle, ma soprattutto quelle anche da un punto di vista proprio di lunghezza focale, se vogliamo intenderci, più larghe, stabilizza subito immediatamente dai primi secondi di video dove si trova e come hai detto giustamente anche te, lo spettatore vuole rimanere fino alla fine, fino a godersi quelle riprese che sono così fighe. Supermercato per fare un po' di spesa prima di goderci una meritata serata in città. A me ha illuminato molto vedere come in realtà lui usi il voice over per raccontare il viaggio. È una cosa che io, tutti i travel vlog che ho provato a fare, vivevo con un po' di frustrazione perché cercavo di prepararmi prima una storia o comunque un qualche canovaccio di trama e poi provavo a farlo in diretta, quindi mi trovavo magari con la camera così e dicevo però adesso cosa dico? E invece uno dei trucchi è iniziare a registrare clip e poi in post produzione gli darai un senso e tra l'altro tu sei qui oggi anche perché di questo fai un po' la tua firma. Sì, è una cosa che io faccio spesso perché molto spesso mi capita di o sei preso dal momento o sei magari con i tuoi amici e ti vuoi semplicemente godere la giornata, quindi magari vloghi ma non presti troppissima attenzione, quindi poi i voiceover a me salvano veramente la vita in editing perché mi aiutano a raccontare quello che non ho raccontato e sarebbe come tornare indietro nel tempo e correggermi, quindi è fighissimo. Poi secondo me danno anche un tocco un po' più di qualcosa di diverso rispetto ai classici travel vlog, quindi ci sta, secondo me, è un'ottima scelta. Sì. Ok, lui infatti qui ad esempio si vede la differenza su quando fai una parte parlando direttamente in camera. La microscopica cabina. Chissà quando me la farò la prossima doccia. Come in questo caso, rispetto a creare tutto un racconto coerente appunto in post. Certo. Anche il fatto delle scritte che stabilizzano la location ogni volta e quindi avere quella sorta di reminder che ogni volta che appare quello sai già che sei in una nuova location, che sta per succedere qualcosa di nuovo in un posto nuovo. Secondo te a livello tecnico come ha fatto? È iPad scritta a mano? Sì, io avevo visto in un suo vlog a Fuerteventura che si era appunto dimenticato l'iPad a casa perché ha detto che gli serviva per fare le scritte e le animazioni. E io non sapevo che si potessero fare con l'iPad. Io volevo iniziare a fare anche un po' nei miei, ma ho perso la pennina dell'iPad e con quello che costa ce l'ho ancora qua. Un rene. Aspetta un attimo. Nuova zona. E lui qui racconta in un video ovviamente da, quant'è, 19 minuti. È giusto che non sia proprio solo
intrattenimento, ma anche un po' di informazioni, no? Certo. Lago certo, di 18 isole vulcaniche dell'Atlantico emerse a metà strada tra bello, la Norvegia e l'Islanda. Secondo me è proprio un tratto distintivo suo. Non ho visto così tanti proprio travel vlogger che impegnano una grande parte del video, comunque una sostanziale parte del contenuto, a parlare della storia e delle magari delle tradizioni e cultura del posto. E questa è una cosa che ho sempre adorato di Nicolò, che è veramente bello e ti fa immergere ancora di più in quello che è il posto, e soprattutto te lo vuol far visitare. E poi è particolarmente bravo che lo fa in modo bilanciato tra le risate e la info storica. Sì, non è noioso. Quindi qualunque professore potrebbe apprendere qualcosa. Certo, certo. Salutiamo tutti i professori d'Italia. La prigione delle isole Faroe, e stando a quanto ci ha detto Francesca, ci sono dentro circa una decina di carcerati. 10 carcerati in tutto il carcere. Credo di tutto il paese o di tutta la zona. Sì. In Italia 10 carcerati è la media, forse a condominio. Esatto. Anche perché dove scappi? E infatti, vai, o vai nel mare o non vai da nessuna parte. Ok, qui c'è questa località, si chiama Mula Fossur, che sembra molto una località del Signore degli Anelli. Sì, sembra. Sì, beh, alla fine, anche se il Signore degli Anelli è stato girato in Nuova Zelanda, comunque il mood dei posti è quello lì e ricorda molto, indubbiamente, sì. Questo mi sembra un fantastico spot colazione. Allora, io in questo pezzo qui è dove mi sono, dove ho notato maggiormente l'utilizzo del color grading, cioè certo, una correzione del colore che ha registrato in origine con la camera. E ho una domanda per te, perché tu lo fai, ne fai un buon utilizzo nei tuoi video. Vai, spara. Secondo te, perché io lo faccio il color grading, ma molto così, alla buona, e soprattutto ho quasi sempre la stessa location. Okay. Ma in un video come questo ci sono molti cambi di luce, lui a volte fa esterno, a volte fa interno. Sì. Secondo te poi è dovuto andare a ritoccare appunto le singole clip, o è un unico livello che vale per tutto? No, non è per niente un unico livello. Lui, nel senso, cioè le clip in esterna in realtà è un unico livello, tipo qua che ci sono le cascate, anche quando fanno il bagno sotto le cascate, oppure dove si vede l'erba verde così, cioè quello è un'unica adjustment layer, quindi un unico livello di regolazione. Però quando switcha in interni la luce cambia, e non è solo quello ma anche la temperatura colore. Se sei tipo in una stanza d'albergo, in una tenda, la luce, l'esposizione e la temperatura cambiano. Di conseguenza, se utilizzassi la stessa adjustment layer, lo stesso livello di regolazione, assumerebbe un effetto bruttissimo. Io stesso quando lo faccio cambio, se devo registrare tipo qua in studio ne metto una, se devo registrare in esterna ne metto un'altra, perché sennò appunto diventa tutto più complicato. Tjornuvik, non lo so dire, Tjornuvik, ed è uno dei più questo suo modo di mettere i momenti totale calma tra gli amici, molto molto scialli come cosa, e questo secondo me fa proprio trasparire la sua personalità e fa entrare ancora di più in empatia lui con lo spettatore che sta guardando il video, con gli spettatori che stanno guardando il video. Crea una sorta di bolla dove te da spettatore entri. Sì, non so se capita anche a te, ti sembra magari di essere appunto seduto lì con loro. Sì, sì. Come sì, se partecipassi. Sì, e questo è dettato dal fatto di innanzitutto di un buon editing molto dinamico, e poi anche da questi microfattori, da queste clip proprio spezzettate, come se fosse una sorta di spezia che metti sopra per dare quel giusto tocco di empatia che ci vuole, di coinvolgimento generale. Facciamo una risata così creiamo empatia. Quindi questo era il video di Human Safari. Io ringrazio Fede, e adesso che siete arrivati fino a qui, vi siete grazie visti tutto il video, potete andare sul suo canale a vedervi i fantastici video. Così, come la chiudiamo? Non ho pensato alla chiusura. La chiudiamo. Non so dove chiuderla. La chiudiamo dicendo.